Bonjour, mi sono appena svegliato, ancora l'apparecchio, mamma mia. E il mio pigiamino natalizio, che bello. Oggi è Natale, buon Natale ragazzi. Questo video lo vedete a Santo Stefano, però buon Natale comunque. Scrivetemi nei commenti come avete passato il Natale, se vi siete divertiti, se avete passato bene. E noi siamo qua, sapete che mi piace filmare ogni mattina quando siamo a Cortina questo stupendo panorama, perché la prima cosa che faccio è venire alla finestra e ammirarlo un po'. Peccato non abbia ancora nevicato mentre siamo qua. Infatti c'è poca neve. Comunque. Io ho appena lasciato Tomas che va con la funivia a sciare. Io non me la sento proprio di sciare, non so perché, ma non sto benissimo. Non sono riuscita a dormire bene questa notte. Sono comunque contenta perché è Natale, siamo a Cortina, quindi in realtà sono felice. Però mi sono svegliata stanotte. Allora, a parte che ho montato il video fino alle 5, ma non ero stanca in realtà, perché sono abituata a fare spesso questi orari assurdi, al montaggio dei video. Dopo sono andata a dormire, mi sono svegliata alle 6. 6:50, non so perché, e poi mi sono risvegliata tipo alle 9:40, anche perché ovviamente avevo in mente di dormire fino a mezzogiorno. Mi sono svegliata tipo alle 9:40 perché Tomas russava, e al momento non ho nemmeno realizzato che fosse lui che russava. Pensavo che fosse tipo, non lo so, non sto scherzando, un trapano all'esterno, tipo i vicini, non lo so. Mi sono addirittura svegliata, sono andata, mi sono alzata, sono andata fino alla porta d'ingresso, ascoltavo, ho detto no, ma non lo sento più questo rumore. Poi sono tornata a letto e ricomincia, e poi mi sono resa conto che era Tomas, ma ci ho messo veramente un po', perché non era un russare normale, era tipo un respiro più affannoso e sembrava veramente un trapano, cioè un martello pneumatico comunque. Poi gliel'ho detto, infatti rideva, ma in realtà mi sono fatta la doccia, vestita, preparata velocissimo, perché gli impianti sono aperti solo fino alle 4:30 e adesso sono tipo le 2, quindi volevo che comunque, volevamo entrambi insomma che Tomas sciasse un po', perché altrimenti poi scia pochissimo, quindi mi dispiace, anche se non può sciare troppo. È per questo che non mi sono fatta nemmeno problemi a dormire di più, perché poi tutti mi scrivono nei commenti: ah, ma tu dormi fino a tardi? Sì, però abbiamo dormito entrambi fino a tardi. E lui comunque più di teoricamente un'ora, un'ora e mezza già non potrebbe sciare, ma diciamo che 2 ore insomma va anche bene. L'importante è che non abbia dolore. Comunque adesso voi verrete con me, non sono sola, che bello se ci siete anche voi. A parte che mi dispiace un po' che questo video sarà, perché allora, parti dall'inizio, Nicole. Ok, allora in realtà oggi volevo filmare con Tomas l'intervista doppia, che ho visto che sta andando un sacco su YouTube e mi state chiedendo in tantissimi. Tipo, c'era un commento sotto all'ultimo. Non volevo farla l'intervista doppia, ve lo dico, perché non la vedevo tanto in linea con il mio canale, boh, non so. E anche se appunto la sto vedendo ovunque su YouTube Italia. E poi c'era uno dei commenti più cliccati, quello più cliccato sotto uno degli ultimi video. C'era scritto: fai l'intervista doppia. Aveva tipo 300 like, quindi come si dice? Boh, a gran richiesta, non mi viene il termine, a gran richiesta, assolutamente volevo fare oggi l'intervista doppia con Tomas. Però mi sono resa conto che non ho portato il microfono, quindi per fare le domande dell'intervista doppia mi serve il microfono. Quindi adesso vedo un attimino di informarmi se riesco ad utilizzare l'iPhone al posto del microfono, ma non so se si può fare. Comunque, adesso vedo un attimino, però non avrei fatto in tempo a documentarmi, eccetera, quindi a fare delle prove soprattutto. Quindi oggi vlog, e mi dispiace un po' che sarà forse troppo simile al vlog di ieri, però se voglio caricare video dal lunedì al venerdì e rendervi sempre partecipi della mia vita anche con i vlog, è così. A volte a Cortina ovviamente le giornate possono assomigliarsi tutte un po', quindi, e mi dispiace di non essere andata a sciare, altrimenti vi avrei fatto vedere come scio benissimo, per niente. Però non me la sento davvero. Tra l'altro, sì, ieri sera mi girava di nuovo la testa. Oggi invece che mi sono fatta la doccia, no, però mi sento comunque un po' debole, non lo so, strano, boh, non lo so, con tutto quello che ho mangiato dovrei essere tutto tranne debole. Però boh, non lo so. Oggi comunque faremo la cena di Natale, non faremo il pranzo perché ovviamente dormivamo all'ora di pranzo, quindi faremo la cena di Natale che sarà tutta a base di pesce. Sono molto felice. E adesso voi verrete come andremo a casa. Io mi truccherò
decentemente, così non si vedranno questi brufoli, e io mi truccherò, poi mi farò lo smalto perché si è tutto rovinato, e dopodiché andremo in cerca di un tronchetto natalizio. Voglio vedere se c'è una pasticceria qua a Cortina che è aperta, ma spero di sì perché sembra che sia tutto aperto qua, e poi torneremo a prendere Tomas, quindi let's go. Tornata a casa, ho aperto le porte del balcone intanto per far arieggiare un po' la stanza e le lenzuola. Ed ora volevo fare, visto che non ho fatto colazione, volevo fare una specie di merenda, sempre con il mio solito yogurt greco che mi sono portata da Trieste, e poi un po' di ramponi e muesli. Dovrei aver, no, forse l'ho messo di qua, dovrei aver portato anche il muesli, vediamo un po'. Biscotti natalizi, sì, c'è il muesli. Anche perché, non voglio esagerare, perché poi avremo una cena bella abbondante, quindi facciamo merenda e sistemiamo il video che deve andare online oggi alle 17:30. Merenda pronta, yogurt greco, lamponi, muesli e questo è un po' di miele che però si è tipo cristallizzato, però è miele. E adesso mi metto a caricare con il mio nuovo modem che mi permette di avere linea decente anche in montagna, incredibile ma vero. Ma con questo si riesce, perché l'ultima volta ho caricato un video in 10 minuti, quindi sono molto contenta. Adesso caricherò il video che sarà poi online appunto alle 17:30. Mi sono truccata, ho iniziato a preparare la tavola per dopo, ma non sono riuscita a finirla perché non voglio far aspettare Tomas, quindi ho anche messo a caricare il video, è già tutto pronto, quindi alle 17:30 andrò online. Peraltro, volevo farvi vedere l'effetto del fondotinta, perché non so se si vede tanto bene, ma ho riapplicato quello della L'Oreal, la Core Perfect, come si chiama? Adesso ve lo faccio vedere, perché cioè io non so mai i nomi dei prodotti, ed è quello nuovo, appena uscito, fanno anche la pubblicità, ed è... Sì, Accord Parfait, no, non si vede niente. Ok, Accord Parfait, e io, cioè, vi giuro, il colore è perfetto per me, è perfetto per me. Il fatto è che si nota che lo indosso, non so se in video in realtà si veda, però si vede che indosso il fondotinta ed è una sensazione che odio, che detesto. Quindi nonostante io abbia comunque spruzzato anche lo spray fissante, che di solito rende un po' tutto più naturale, da lontano è a posto, però da vicino si vede che indosso fondotinta. Non lo so, è sicuramente meglio rispetto a ieri e non ho cambiato nulla nell'applicazione, però ho messo soltanto un po' più di prodotto. Forse ieri ne ho messo davvero poco, quindi per questo risultava non omogeneo. Oggi ne ho messo un po' di più, però credo che comunque da vicino si veda. Una cosa positiva però è sicuramente il colore, perché quello che mi hanno mandato è più chiaro, è sicuramente perfetto per me. Ed è Rose Ivory. Mi piace anche che abbia questa luminescenza, però sì, non è proprio il mio fondotinta preferito. Sto andando a prendere Tomas. È bellissimo che ci sia la neve qui, mi piace tantissimo. Ah, volevo farvi vedere anche l'outfit di oggi, perché ieri mi sa che mi sono dimenticata di farvelo vedere. Allora ho il piumino di Moncler, quello che ho preso qua a Cortina, è nero semplice. Poi ho questo cardigan, questo maglione. Indovinate da dove l'ho preso? No, stavolta non è di Asus, ma è di H&M. Due sono i posti, o Asus o H&M. E questo l'ho preso da H&M. È molto grosso, molto caldo. Poi ho i jeans neri, questi invece li ho presi da Asos. E poi invece i miei UGG con il fiocchetto, quelli che già conoscete. E la boy bag, che ormai sapete essere il mio amore folle. Ciao pupetto. Ciao Mishka. Com'è andata oggi la sciata? Bene, bene. Bene? Sì, facevo sì. Male il ginocchio? Ma ogni tanto un po', sì. Ai 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 ai. Però sei contento? Cos'è? Sei contento? Sì. Bene, questo è importante. Ho fatto un'ora e mezza, dai. Solo? Ah, perché è il tempo che vieni su con la funivia. Bravo però, bravo. E mi piace. Belle le lucine dell'albero. È pieno di gente oggi. Visto la differenza tra ieri e oggi? E il campanile con le stelline! Sì! E ci sono i mercatini di Natale! Che belli! Chissà se qua lo troviamo un tronchetto? Oh, questo l'avevamo già visto! Mm.
E abbiamo trovato l'ultimo, ragazzi, l'ultimo tronchetto di Natale che era lì, ci aspettava ed è bellissimo, ma lo apriremo dopo, lo apriremo dopo. Adesso sto preparando l'antipasto, che saranno i crostini con burro, salmone affumicato, e stiamo preparando... sì, pronto. Voilà. Ne faremo altri due, direi, anche perché non abbiamo pranzato, così faremo veramente pranzo e cena assieme. E ho preparato anche la tavola. Ciao pupetto. Tommaso è sempre caldo, dovete sapere, sempre tanto caldo, tanto caldo. Io sono con il maglione e lui maniche corte. Comunque, questa è la nostra tavola. L'antipasto è servito, abbiamo il pan tostato, salmone, limone e un po' di burro. Hai fame? No, però comunque... Ah, l'hai detto sì prima. No, però mangi. Tomas dice sempre così, dopo mangia tre piatti di pasto. Buon appetito, pupetto. Buon Natale. E questo è il primo, sono i girasoli ripieni al salmone. I suoi sono usciti un po' più buoni. Un po' più belli, almeno. Patatone, non credo tu abbia più tanta fame. No, zero. Però mangerai il secondo. Mangerò. Ho cucinato un'ora queste patate. Mangerò sicuramente. Boh, se avanziamo mangeremo domani. Comunque qui c'è il merluzzo fatto con i pomodorini, quindi il sughetto dei pomodorini, ma li ho dati tutti a Tomas perché a me non piacciono tanto. E ovviamente con un po' d'aglio, un po' d'olio. E poi abbiamo le patate al forno. Che buono. Yum. Yum. E il tronchetto, eccolo qua, ta-ta-ra, ta-ta-ra, si è un po' spiaccicato evidentemente, ta-ta-ra, ta-ta-ra-ta-ra, gigantesco, ma è l'unico che avevano, ta-ra, ta-da-da, ta-da-da. C'è un pacchetto regalo, questo che cos'è, il camino? Un pacchetto regalo, che buono, ed è al cioccolato e nocciola. Stiamo guardando Now You See Me, che è un film fichissimo e bellissimo. Lei, amico mio, verrà fregato. Il suo patetico adulare per ottenere la mia fiducia serve solo a dimostrare che questo non è pane per i suoi denti. Eccoci al momento dello struccaggio time, ormai è il momento immancabile della fine dei miei vlog praticamente. Bene, abbiamo visto il film, ovvero io ho visto il film perché Tomas si è addormentato tipo a tre quarti praticamente, e, però quello che ho visto gli è piaciuto. E, io l'avevo visto tempo fa questo film, ma non me lo ricordavo, è stato molto bello, mi piace un sacco questo film, il finale è... inaspettato, se non l'avete visto, no spoilers, quindi non vi dico niente, però diciamo che c'è un bel twist nel finale che non ci si aspetta, ecco. E, nonostante non fosse un film di Natale, volevo vedere un film di Natale, ma poi ho visto questo su Italia 1, che non c'entrava assolutamente niente ovviamente con le festività, però siccome è talmente un bel film, l'abbiamo visto. Finalmente vado a togliere questo fondotinta che detesto, non vedo l'ora di tornare a casa e prenderne un altro e cominciare ad usarne un altro. Anche se appunto noi torniamo a casa praticamente il pomeriggio di... che giorno è? Martedì? E poi mercoledì mattina partiamo subito per Amsterdam, ovvero per Alkmaar. Non vedo l'ora, non vedo l'ora di rivedere Demesa e Vic. E... ah sì, per ieri, mamma mia, quando vi ho detto che avevo dei giramenti di testa, vi siete preoccupati in tantissimissimissimi, quindi io vi ringrazio. Non dovete assolutamente preoccuparvi, perché secondo me, io non mi sono misurata la pressione, ma ho sempre avuto la pressione, cioè non me la sono misurata ieri, ecco, però ho sempre avuto la pressione bassa, e secondo me un po' appunto la pressione bassa, un po' la stanchezza, un po' l'acqua calda che non mi fa respirare, che non lo so, secondo me un po' anche mancanza d'ossigeno, ecco, mi capita questo, quindi non vi preoccupate, anche perché quando sono stata in ospedale, cos'era, 2 mesi fa per la mononucleosi, mi hanno fatto centinaia di migliaia di esami, e quindi sto bene, tranquilli. Tra l'altro mi piace perché... cioè si gioca sempre tipo al medico di turno, quindi nei commenti mi hanno detto di tutto, che ho il ferro basso, che cioè di tutto, che sono incinta, cioè veramente ho praticamente sto morendo. No, comunque tranquilli, anche il ferro sono a posto, anzi i miei globuli rossi sono oltre al normale. Bene, ma di cosa stiamo parlando? La vecchiaia si avvicina, stiamo parlando degli acciacchi. Spero di aver filmato abbastanza oggi, in modo che ci sia abbastanza materiale da caricare per il vlog di oggi, perché come
Natale che si rispetti, non abbiamo fatto niente, se non appunto Tomasz che è andato a sciare per un paio d'ore, ma per il resto siamo stati, abbiamo scattato qualche foto, siamo andati ai mercatini di Natale in cerca del tronchetto, che poi non era nemmeno tutta sta gran bontà, però è bello da vedere, e basta sostanzialmente, quindi spero appunto di avere abbastanza materiale da caricare per oggi. Tra l'altro ho finito lo struccante Benefit e sto usando questo di Collagenil, mi ci trovo molto molto bene, è per le pelli secche e sensibili, quindi è molto delicato. Comunque, una cosa che volevo menzionare, perché mi viene chiesto spessissimo, mi saluti nei tuoi video, ti prego mi saluti, e poi mi chiedete, ma perché non saluti mai nessuno nei tuoi video? Allora, il fatto è che se io salutassi anche solo una persona, poi non mi sembrerebbe giusto dire no a tutti. Quindi se dico sì a una persona e saluto qualcuno in un mio video, poi devo assolutamente dire di sì a tutti, perché voglio essere equa. E quindi se dovessi dire di sì a tutti, dovrei fare dei video in cui praticamente dall'inizio alla fine, tipo mezz'ora, saluto semplicemente tutti quelli che mi guardano. Quindi non credo che avrebbe tanto senso, e non credo che un video del genere lo guarderebbe nessuno. No, a meno che adesso non sia la cosa più figa del mondo, però non credo sinceramente. Quindi se non rispondo, magari quando mi chiedete mi saluti, non è che sono cattiva, è che semplicemente mi viene chiesto talmente tante volte che se dico di sì a una persona, secondo me poi devo dire di sì a tutti. Non posso veramente fare, come si dice, discriminazione, nel senso scegliere una piuttosto che un'altra. Devo, cioè, se dico di sì a qualcuno, poi devo dire di sì a tutti, e alla fine farei video soltanto in cui saluto le persone. Quindi non mi sembra molto interessante. Però un video che, allora, un'idea veramente assurda, però sto vedendo dei video di Shane Dawson, non so se lo conoscete, anzi sicuramente lo conoscete perché è tipo famosissimo. Lui è uno youtuber americano statunitense, e lui fa questi video che si chiamano Mukbang. Boh, sì, credo si chiamino così, e praticamente in cui cena o comunque pranza davanti alla videocamera e chiacchiera a ruota libera e risponde alle domande di chi lo segue, eccetera. E siccome questo tipo di video mi piace un casino, cioè mi piace troppo mettermi là, magari mangiucchio qualcosa anch'io, se tipo sono sola a casa e mangio con lui, praticamente, ma è fichissimo. E quindi voglio chiedervi, so che non c'entra praticamente niente con il tema del mio canale, però siccome appunto è una tipologia che mi piace talmente tanto, vorrei capire se secondo voi potrebbero essere interessanti dei video del genere, cioè in cui io praticamente mi metto davanti alla videocamera, ceno e chiacchiero con voi. Li guardereste dei video del genere, dei video mukbang? Non so se in Italia li ha mai fatti qualcuno, ditemelo voi nei commenti se sì o se sarei io la prima a farli. Però nonostante appunto non sia tantissimo in linea con il mio canale, ma alla fine carico quello che mi va, quindi fatemi sapere se, non lo so, se una tipologia di video del genere potrebbe interessarvi, perché io quando ho visto il titolo ho detto boh, mangio davanti alla telecamera e chiacchiero, non mi ricordo esattamente cos'era il titolo, boh, che cavolata. E poi l'ho guardato e tipo mi è piaciuto un sacco, e poi ne ho visto subito un altro. Quindi fatemi sapere assolutamente. Poi altra cosa che mi avete chiesto in tanti dopo il video di ieri, che vi dicevo che le foto su Instagram le carico ogni 2 ore, e mi chiedete appunto perché. Perché praticamente Instagram ha una specie di algoritmo, e se posti foto praticamente per prevenire la gente che spamma con un sacco di foto, perché poi si intasano praticamente le home della gente, quindi che cosa fa Instagram? Se posti più foto in un arco sotto le 2 ore, Instagram una o l'altra foto te la nasconde a chi ti segue, spero abbiate capito. Quindi per fare in modo e per essere sicura che tutti voi vediate i miei post, devo lasciar passare almeno 2 o anche 3 ore, sarebbe meglio, ma almeno 2 ore tra un post e l'altro. Quindi è una stupidaggine, non è che ci sto sempre attenta, cioè se ho un sacco di foto da caricare le carico e boh, però se magari ne ho soltanto 2 da caricare o 3 da caricare in un giorno, non carico mai tantissimissimo. Quindi se ne ho solo 2 o 3, appunto sto attenta e piuttosto le carico ad intervalli di almeno 2 ore. Ecco, insomma, niente di che, ma siccome me l'avete chiesto in tantissimo, l'avevo spiegato nell'altro video, questa è la risposta sostanzialmente. Ragazzi, ho l'apparecchio, quindi parlo stranissimo. Ero in camera, però ho visto che Tomasz dorme, quindi non volevo svegliarlo, e sono venuta qua a darvi la buonanotte. Quindi buonanotte mia family, vi voglio tanto bene, e a domani con un nuovo video, perché questo video sarà online domani, che è martedì, sì, quindi a domani per un nuovo video, mercoledì. Thank you.